Bene a tutti ai game, bentornati a un nuovo episodio da Road to Master. Come al solito, se la serie vi piace, sostenete con like e iscrivetevi. Gioco giungla Olesiana, ragazzi, perché tutti i game, la maggior parte comunque che ho perso in precedenza, sono stati perché il jungler avversario era molto superiore al nostro. E anche se io non sono per niente un bravo jungler, ho deciso di impararmi la role. So usare solo i champion tank, cioè solo Gragas, porca di Dinci. Su Gragas e Zac, praticamente. Però vorrei imparassi i champion, e siccome non ce l'ho Lee Sin su altri account, posso smurfare eccetera. Lo picco adesso. Perderò un po' i game, ragazzi, perché io non sono main jungle, non ci so giocare, però... Toh, tempo 50 game. 50, sì, e dovrei sarebbe, riuscire perlomeno a giocare a livello degli altri, a D3, perlomeno. Piano piano si impara tutto, ragazzi, quindi sperimentiamo. Probabilmente mi hanno wardato il red. Cioè mi hanno invaso, quindi meglio stare sicuri. Sempre incatenare due autoattacchi. Cioè fare autoattacco. Pam. 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 E poi... Due d'attacchi spell, due d'attacchi spell. Meno che quando non è l'ultimo buff, che usiamo il 10% di spell vamp al massimo, no? Allora, qua penso da gankare, top è pushato, qui è pushato. Ma faccio un gank mid per dare pressure. Non abbiamo i cooldown, quindi aspettiamo. Pam, 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 curiamoci. E ci facciamo Giorgio. Facciamo un counter gank top. Vabbè, faccio qua. Non penso arrivi là, se penso si faccia la sua giungla. E quindi anziché perdere tempo faccio un po' giungla, visto che sono tutti pushati qui. Faccio pure quest'altro campo e mi prendo doppio Longsword e Pink. Ah, tutti pushati. A parte la bot, io purtroppo startavo proprio da lì. Andiamo di cattiveria. Lei com'è che è solo al 3? Eppure c'ha gli stessi lastit miei. Avrà fatto un campo i miei, avrà fatto i Raptor. E non Giorgio, quindi probabilmente è per quello che è. Al posto di Lubi ha fatto i Raptor. Nice. In realtà non ho breakato, ho mirato Lucian e lei ha flashato. Quindi è andata molto bene. Non pensi da Roma non pushare. Se va così avanti potrebbe esserci l'Aise.
Voglio farmi Giorgio, lo spingo verso qua perché ricordate che Giorgio va sempre nella direzione opposta in cui voi vi trovate. Ah, all'aghi, ho tryhardato troppo. Minion, vi prego. Ah, picchialo, cannone. Fai qualcosa. Eccolo, è lui. Godo. Meno male, ragazzi. Oh, vediamo la nostra giungla. Sta qui, quindi ci facciamo. Non penso tutto il giro. Non faccio in tempo. Mi faccio i wolf, raptor e red. È un po' gridato, però mi sono detto basta play safe di cattiveria, si va. Ho missato l'Akuma. Basta, devo giocare a Cree, devo fare le Blaze, tanto non devo vincere, devo impararmi la roll. Quindi sti cazzi se perdo un po' di game perché faccio ste cazzate che divo. Ah, avevo tempo pure di farmi il coso. Ezio è morta purtroppo. Gli difendiamo la mente. Dodge. Vediamo, lasciamo così. Tanto tra un po' arriva, ma sì. Facciamo questo red. Mamma mia. Qua c'è ancora la pink che ho messo io. Però sono troppo pushati. Oh, raga, anche bot. Anche perché ha la ulti chain, quindi abbiamo un sacco di kill potential. Però non possiamo. Sono troppo pushati, non riusciamo a farlo un dive secondo me. Cazzo, se muori di nuovo sei fottuta. Ultala! Buono, brava cazzo, cazzo. Ah, porco dio. Ho guardato da ste parti. Appena arrivano i minion, se pusha. Oh, non c'ho la pu. Non possiamo levare. Non ce la fa pushare abbastanza in fretta. Come hanno fatto a morire? L'ho usata dalla ulti, eppure era. Prova a ammazzarlo. Avrei dovuto kickarla subito. Pensavo riuscire a uccidere subito. Invece è una Karma support, quindi ha lo scudo maxato. Sono un coglione, dovevo fare Q-Kick e ucciderlo. Il blu. Ho perso i diamond della giungla. Andiamo back e prendiamoci gli item. Non penso di poterli invadere granché la giungla. Lei si è fatto più pressure di me. Allora, prendiamo gli item questo qui. Un'altra pink che non si sa mai. Grazie al telefono. Grazie, grazie mille, grazie mille.
Se vai così deep, però. Rischiosa come cosa. Il granchio se n'è andato. Voglio prendere solo l'assist io. Pam, pam. Ti fai anche la mia giungla? Non che io provi, però. Volendo posso gankare i miei. Per seconda mazza W, dati i buff che gli hanno fatto. Mi sembra migliore. Vado a questo campo. Lo sa cosa che sto qui? Ho già fatto tutta la giungla. La domanda è come lo sa? C'è una pinca qui forse? Posso farmi? Allora, il suo tra un po' spone in realtà. Quindi volendo. Non so se spona adesso. Tra un po' comunque spona. Perché spona anche il mio. Ok, i minion non ci sono, quindi posso fare qui, farmi questo campo di giungla. Questo ha finito il Mega Gnar. Buono così. Per l'Ocean usiamo il buff da torre del coso dei Krax che fa true damage. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E ci siamo. Abbiamo già preso la giungla sua, però gli diamo una mano a pushare questa wave. Fast. E lasciamo i minion comunque. Che a noi non servono. Dai, fai la Q. Onesto. Abbiamo fatto una bella cosa. Abbiamo preso First Blood da torre, quindi strong. Eh sì, sono molto. C'è una lane molto aggressiva e molto potente. Allora, Lee Sin, quando siete bravi, vi fate full AD. Con la Tiamat eccetera. Se non siete bravi, vi fate una via di mezzo. Cioè, un po' da D, un po' di. Insomma, ci siamo capiti. Un po' da D e un po' di. Tank. Così. Beh, vi fate una Black Cleaver così se volete, non lo so. Però. Più siete bravi e più AD potete fare. Perché Lucian. Sì, Lucian. Lee Sin. Full AD volevo dire. In late game non scala male se lo sapete giocare, ok? Invece Lee Sin Tank già è un po' più scarsetto, ragazzi. Comunque, se voi sapete fare solo l'insec, ve lo fate tank Lee Sin, voglio dire. Però se siete bravi, riuscite a kickare un avversario in mezzo su altri due nemici, eccetera, ve lo fate AD, ragazzi. Siete a cavallo. Più siete bravi, più AD potete fare. Fate una GA, Marin, una Deathman Plat proprio a sfregio che potete fare, ma non più è quella. Comunque la pink sta ancora lì a nostra, però siccome abbiamo preso la torre praticamente, qua che c'è una pink. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Metto la pink di qua. Onesto. Ward, queste qua non me le spreco perché. Dai che dodge. JK. Andiamo via. TP sprecato, buono per noi. Buono per noi. Buonissimo per noi. TP Gnar. Oh, minchio. TP Gnar. Come l'ho bloccata visuale? Con Y. Come l'ho bloccata, ragazzi? Oddio. Ho scritto TP
Gnar. Gino? Come cazzo? Ragazzi, oh mio Dio. Aspetta. Così si esplode. Oh. Grazie al cielo. Venga, non ce l'ho. Sì, ho fatto la cazzata. Meglio andarsene. Ho fatto la cazzata, ragazzi, sorry. Ho fatto la cazzata. Quella, come la difendiamo? Sono in 4 loro. No, però in effetti forse Godzillian. Si può difendere, sì, Edoman Fort. No, no. Portiamocene di qua i cosi. Che noi ci arriva sui denti. Un cazzo di gnaro incazzato. Un cazzo di gnaro incazzato. Io lo uso sempre questa espressione. Cazzo di qualcosa incazzato. Facciamoci uccidere. Ok, andiamocene che è finita la ulti. Questo ammazza pure a noi. Ok, va bene così. Non è andata malaccio qualcosa. Piano piano miglioro, ragazzi, ve lo prometto. Papà. Comunque, non ho giocato male sto game. 5-5. Ho fatto prendere Faceblood la torre in top lane. Io preferirei lasciarla a cosa. L'ho preso pure io gold. Volevo lasciarglieli tutti. Ma va bene. Prendi tutta la farm, ciccia. Scarpe, ce l'ho ancora fame. Tabi, c'ha senso? No. Scarpe contro i cicci hanno le miriadi di cicci, quindi ci facciamo. La poteva fare un autoattacco in realtà. Ha sbagliato a flashare così. Paura dello snare, sì, ma. Venuta così avanti, cioè se flashava in avanti se lo faceva. A tizio lì a Lucian. La paura del nero sarà. Sarà a paura del nero. Solo blu, va bene. Coso riesce a pulire senza problemi. Ne faccio sta parte da giungla prima che sia ora di farsi del Drake. Anche se a Lucian non è tutto sto speciale. Ok, sono in 4, c'è una pink, quindi non è l'idea migliore stare qui. Anche perché in 3v4 con Zilean no. Ciccio pasticcio. Erano in 4, proprio posizionato male, tizio. Non mi sei piaciuto. Uso lo smite che tanto ce l'ho di nuovo per il coso qua. Q di bocca, questa è di bocca ragazzi, è di bocca. Glielo assicuro. Urca, questo è buono. Oh, mi sono incastrato. Regà. Ci arrivo, eh. Olle. Nice. Gliel'ho kickato addosso perché ho visto. Già stava a safe range. Già aveva usato la E per avvicinarsi. Quindi non avrebbe potuto fare. Fare granché. Cioè non avrebbe potuto ultarlo via, eccetera. Avremmo bastato giù, quindi mi sono permesso di cliccare lo gnar addosso al nostro care. Ok, ci abbiamo le Mercury. Siccome non sono bravo, ragazzi, adesso inizierò a farmi tank.
non essere inutili. Perché se siete full AD è vero che siete. Non scalate male nell'Ethereum, ok? Perché se fate un bel kick, eccetera. Però prendete un sacco. Cioè, se non sapete giocare, morite insta. Infatti, poco da fa. Non ti puoi fare una build di Humus, Hydra e sperate sopravvive. Cioè, o fai il kick del God, inizi tu i fight con il kick della Matosca, eccetera. Oppure niente, muori, fine. E siccome io non c'ho tutta sta fiducia in me stesso, mi faccio un po' di tankiness. Mi faccio un Headsman Plat. Questo possiamo farlo, penso. E JK non mi ha fatto tanti danni in realtà. Considerando che ho poco MR. Comunque late game lo smette, vi consiglio di usarlo solo per farvi Raptor. Oppure per i blu. Per sì, gli blu col cazzo. Per i wolf che vi danno vision. Perché sono gli unici buff utili late game. Vediamo, prendo un po' di vision qui. Qua non sono guardati da nessuna parte. Nessuna parte qui dietro. Nemmeno, ragazzi. Questa è un'occasione ghiottissima. Però vorrei aspettare Jhin. Volevo kickare addosso a loro, ma non penso ci sarei riuscito. Ulti sprecata e Lucian. Buona così, dai. Fossi stato un Lee Sin più abile, avrei potuto kickare quella Karma into qualcuno. C'avevo pure il flash. E ho kickato qualcuno a caso. Potevo fare flash kick dentro i miei. Tante cose potevo fare. Non ci vado perché. C'ha la cosa. Potevo fare flash kick, ragazzi. Là. Le cose, ragazzi. Se siete dei bravi Lee Sin, questa è la pace per voi. Perché è veramente sbroccato. Cioè, molto forte. Molto usato tra i jungler. Quindi, se sapete usare Lee Sin, state a cavallo sta pace. Ecco, qui è buonissimo usare lo smite. E non l'ho usato perché. Perché era troppo buono per usare lo smite. Non avevo energy. Avevo paura dopo lo snare. Sono andato troppo ready. Ho sbagliato io. Qua c'è una pink. Non vado back perché il mio team deve andare tutto back. E tipo se si fanno il Baron. Anche farmi vedere qua a botte non è ideale. Però voglio mettere un po' di pressure in modo che non. Nemmeno il kick. Nemmeno il kick, boys! Nemmeno il kick si spreca qui. Comunque, andiamocene via da qui. Ci facciamo il loro blu. Prima che arrivi Eli, si è a clearare mid, quindi possiamo farcelo. E poi ce ne andiamo. Non dobbiamo morire assolutamente qui. Andiamocene via, 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 via. Più veloce il vento. Ci potrebbe essere Gnar che ci chiude, invece no. Buono così. Mettiamo una ward prima andare back, tanto ce le ricarichiamo. Dovremmo averci la Deathman Platt ora? No, ancora no. Voglio farmi la Deathman Platt. Prima andare back. E vendendo la cosa non ci arrivo vendendo le pozze. Andiamo back. Aia. Mi è stato un autoattacco. E per Kaidare. Ci avrebbe fatta perché per Kaidare ha missato un altro autoattacco. Quindi è morta a random. Oh! Ma chi sei? Chi è che gioca bene Jhin? Non lo so. C'è qualcuno l'LCS che gioca in particolare Jhin? Allora, facciamoci sto red. Anche se stare tutti e tre qui. Beh, perché c'è Cassio che mette pressure. Però dobbiamo stare attenti al baro. Non uso l'autoattacco potenziale perché voglio la speed. Questo se lo cadiamo è buono. Vorrei usare. Vai, lo uso. Cioè, non è che devo stare. Se devo wave clear una wave, sì. Se è per un minion me lo tengo l'autoattacco potenziale, ma. Se è appena wave, la sacrifico. Andiamo a dare una mano a sta tizia.
Dai, amore. Mamma mia. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Brava come coda, guardalo come coda, cucciola. Brava lei. Buono così. Adesso non abbiamo i minion. Quindi la cosa migliore da fare sarebbe o fare un dive di cattiveria oppure prenderci il baro. Io qua ce lo vedo un bel dive di cattiveria, di quelli che te trovano il game proprio. Oppure potrei fare la call al baro, un safe. Però vorrei prima prendere sta torre, prima la torre. Un bel dive, ho già usato il cocoon, hanno visione su di me, quindi. Ok, intanto cosa sta facendo cose e noi ci prendiamo pure questa. Oh, porco dinci. Ok, ah, non ho fatto in tempo. Non ho fatto in tempo a fare lo scudo addosso. Comunque abbiamo preso i Inhibitor per sta cosa. E ora prendo questo Red per refullarmi. Perché loro adesso si aspettano Lee Sin molto low. Invece sono full HP. Il che non è male. Comunque è il caso che io me ne vada e vi spiego anche il perché. Se mi caudano qui, loro sono in posizione per farsi il Baron. Quindi metto un po' di ward qui e cerco di farmi Giorgio. In modo che loro siano scoraggiati comunque al farsi il Baron. Prima andare back. E intanto ho anche il tempo ai miei di respawnare. Io li voglio scoraggiare, ragazzi. Non voglio fare barostia né niente. Voglio dire, guarda, ci sto io qua. Perché loro pensano che io sia andato back. Do it now. Oh, Lucian è bot, sì, questa è buona, c'è una mid che pusha. Noi abbiamo 800 di smet. Abbiamo smettato male. Tipo 900 e qualcosa. E non si dovrebbe mai smettare così. Però sono ancora inesperto con lo smite. Allora, qui. E qui, facciamoci la GA. Che comunque ci dà ambo le resistenze e possiamo andare deep per un kick o qualcosa. Ossia, non me ne fotto sia, sinceramente voglio pushare. Vorrei dar manforte a Quinn, perché è l'unica da sola. Mentre gli altri con Zilean hanno peel, eccetera. Qualcosa non ha il rely. Buono. Io vorrei dare manforte, vieni qui. Niente, hai doppato, Cicci. Perdiamo tempo, noi non dobbiamo fare kill né niente, dobbiamo prendere tempo per le nostre lane. E mette pressure. Infatti loro stanno vincendo perché sono più forti loro. Sono fiddati, quindi se mancano due membri, stanno ancora più nella merda. Un altro inhibitor, quindi sta cosa è stata buona, ho salvato Quinn, quindi loro sono in inferiorità numerica ora. Vorrei prendermi anche l'ultimo inhibitor per sicurezza, anche se forse potremmo chiudere. Però meglio andare per la via più sicura, ragazzi, tanto non ci corre dietro nessuno. Quella cazzo fa un po' nella merda, questo è carino. Boom! Mamma mia, ragazzi, avete visto che meccanica di kick gli ho tirato? Oh, mamma mia, ma chi l'ha visto? Io no, io non l'ho visto. Buono, bella così ragazzi. Alla fine come... Questo penso sia il primo Lee Sin game della season su questo account. E poi l'ho giocato una volta nell'account bronzo. Ci abbiamo avuto comunque un team buono perché... Cioè non ha fiddato nessuno, so... Quinn ha giocato molto bene. Hanno giocato tutti molto bene. Noi comunque no, abbiamo dato abbastanza aiuto. Bot, abbiamo fatto quel dive che è stata una cazzata. Però vabbè, ci sta. Ve l'ho detto, voglio giocare greedy perché voglio imparare a giocare. Non mi interessa fare le giocate safe.
Per vincere voglio imparare a giocare il champion nella roll, quindi invade sta roba qua, counter jungle, devo imparare ragazzi. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, c'è Twitch, c'è Facebook, un sacco di robe in descrizione, e bello a tutti alle game.